Bene, buongiorno a tutti. Buongiorno a Leopoldo, buongiorno ai nostri amici dello stand qui a fianco. La sessione di oggi riguarda l'irrigazione nell'ambito dello sportivo, no? Nei campi sportivi. Vedremo in queste diapositive quali sono le tipologie intanto di pavimentazione e le metodologie che adopereremo per irrigarle o bagnarle. Non è la stessa cosa, giusto? Irrigare non è bagnare, sono due cose completamente diverse. Sembrano simili, ma sono diverse. Bagnare, infatti, significa inumidire, bagnare non molto uniformemente il discorso. Si può assimilare a un tizio che con la canna dell'acqua va a dare acqua, non si sa assolutamente quali sono le quantità che vengono date e sicuramente non sono uniformi. Irrigare invece significa applicare una quantità di acqua ben conosciuta e controllata. Quindi gli irrigatori devono essere posizionati correttamente. Notate rispetto a prima che in questo caso non ci sono le coperture testa a testa degli irrigatori, ma questi si toccano solamente. Quindi quello che è la scarsità di irrigazione di ciascun irrigatore intrinseca viene mantenuta e non viene invece sfruttata come in questo caso per avere l'uniformità di distribuzione tra un irrigatore e il successivo. In pratica gli irrigatori vanno sempre coperti, nel senso un irrigatore deve bagnare il successivo come si vede in questa foto. Questo è il Dacia Arena di Udine. Quindi copertura degli irrigatori gittata deve essere assolutamente rispondente a che cosa? Rispondente ai dati di progettazione. Vediamo le due appunto tipologie a disposizione di chi pratica il gioco del calcio come pavimentazione. Abbiamo l'erba sintetica, quella senza riempimento in questo caso, oppure con un riempimento in sintetico comunque ma non in organico. Quali sono le necessità di irrigare? Cioè perché si irriga, perché si bagna questa tipologia di prato? Per raffrescamento sotto il sole, alla fine della fiera è sempre plastica, quindi sotto il sole questa cosa raggiunge temperature notevoli, 50 gradi e oltre, quindi c'è necessità di bagnare per raffrescare. Si bagna inoltre per necessità di gioco, cioè per aumentare la scorrevolezza della palla e molto importante anche quest'ultima fase, quella della pulizia, perché i giocatori, vedete, quando fanno girare la palla sputacchiano, fanno altre cose, assolutamente bisogna anche pulire. Che caratteristica deve avere il nostro ciclo irriguo? Generalmente è di breve durata, perché appunto basta dare una bagnatina leggera, che viene effettuata anche tra i due tempi, tra il primo e il secondo tempo. Altra tipologia, erba naturale oppure erba sintetica ma con intaso, vuol dire che dentro ai filetti di erba sintetica c'è del terriccio sostanzialmente, terriccio che viene anche questo seminato e quindi ha bisogno di un'irrigazione addirittura più omogenea rispetto a quella di un campo in erba naturale. Perché? Perché qui le piante sopravvivono in un substrato che grosso modo è alto circa 3-4 cm, quindi quella è la loro riserva idrica, è molto limitata e quindi deve essere applicata l'acqua in maniera molto, molto precisa. Quindi vengono sfruttate al massimo quello che sono le caratteristiche di uniformità degli irrigatori. Che caratteristica deve avere il nostro ciclo irriguo? Anche qui breve, tra un tempo e il successivo, se avete visto i mondiali sicuramente avendo le telecamere in azione anche tra il primo e il secondo tempo avrete visto che si fa questo tipo di bagnatura. Partono quattro irrigatori alla volta, prima da una parte e poi dall'altra, e appunto per bagnare velocemente. In pratica basta un giro di irrigatore che solitamente si compie attorno ai 3 minuti. Quindi ciclo veloce, ciclo completo per l'irrigazione, quella normale diciamo del prato, e soprattutto con quantità conosciute, legate ai tempi irrigui, ma con quantità conosciute. Progettazione. Dal sito del distributore Toro in Italia, che è Prato Verde, potete trovare, sono di libera consultazione, tutti quanti gli schemi
dei campi sportivi, che siano di calcio, qui vedete quello a 24 irrigatori, in erba naturale, vedete le coperture sono che un irrigatore bagna il successivo. Questo è con irrigatori del tipo T7, però fatti funzionare in coppia, ovviamente per similitudine di angolo, cioè i 90 con i 90, 180 con i 180 e così via. Campo a 35 irrigatori, cosa cambia sostanzialmente? Cambia il consumo di acqua, notate. Questo è da 90 litri al minuto, questo qui precedentemente non c'è scritto ma ve lo dico io, è circa 120 litri al minuto con un irrigatore in funzione, sono 240 litri con due irrigatori. Allora adesso andiamo avanti e ritorniamo qui. Quindi il 35, poi abbiamo quelli in erba sintetica, vedete qui non serve copertura tra gli irrigatori, quindi le gittate appena appena si toccano, qui bastano 6 irrigatori, però ahimè hanno bisogno di quantità di acqua notevole, abbiamo bisogno di 800 litri con 8 bar, l'irrigatore in questione è il VP3 che potete vedere nello stand qui a fianco. Con 8 irrigatori abbiamo quasi dimezzato le quantità di acqua necessarie, oppure con 10 irrigatori, fatti però con irrigatori più piccoli e quindi quantità senz'altro minore di acqua, siamo circa a metà rispetto al modello precedente. La cosa simpatica è che la parte centrale del campo viene fatta con solamente 2 irrigatori, proprio per il discorso della bagnatura veloce. Quindi erba sintetica, 2 irrigatori che vengono montati nell'erba sintetica proprio in mezzo al campo. Valvole esterne, ovviamente. Nel sito comunque ce ne sono anche molti altri, cioè quelli per fare il tennis, anche il tennis va bagnato, soprattutto quelli in terra rossa. Rugby, baseball, ce ne sono presenti e sono tutti quanti di libera consultazione. Entriamo adesso un po' più nello specifico per dare un'occhiata a quali sono le specifiche appunto tecniche che riguardano gli irrigatori. Questa è una carrellata di ciò che si può avere. Che cosa devono avere in comune? Senz'altro l'uniformità di distribuzione deve essere intrinseca già in ciascun irrigatore. Bisogna rispettare le coperture, vale a dire che ciascuno deve montare l'ugello che è stato designato in fase di progettazione. Perché? Perché bisogna rispettare le gittate sostanzialmente. Ciascuno di questi deve avere possibilmente anche qualche argomento per quanto riguarda la resistenza al vento, quindi la possibilità di diminuire la traiettoria, cioè l'angolo verticale, perché ci sono alcuni campi che magari non protetti dalle gradinate che sono esposti al vento, quindi irrigare con il vento può anche essere una cosa non voluta, per cui se uno adotta questo abbassamento diciamo della traiettoria riesce un po' a mettersi al riparo da questo comportamento. E poi devono introdurre un certo grado di sicurezza intesa come verso i giocatori, quando un giocatore va in scivolata con il ginocchio magari sopra la testa nel irrigatore, questo deve cedere lui, deve deformarsi lui, non il ginocchio dei nostri costosissimi giocatori, ecco, che vengono impiegati irrigatori del genere, la cui testa diciamo è completata con un bicchiere in gomma all'interno del quale c'è dell'erba sintetica che può venire anch'essa intasata per poi essere seminata. E quindi per grado di sicurezza al gioco diciamo, intendo questa caratteristica qui. Una delle prime cose di cui avevo parlato è l'uniformità di distribuzione, che è legata di molto a quello che è le prestazioni dell'ugello e questo è molto sensibile ai dati di pressione. Ripeto, pressione deve essere quella che è scritta nella progettazione, deve essere mantenuta, perché guardate cosa succede semplicemente abbassando di un bar la pressione di utilizzo, da 5,5 a 4,5. Ho racchiuso in questo programma che simula le uniformità di distribuzione, l'efficienza, ti dice quanto è l'efficienza in base proprio alle gittate degli irrigatori, e da qui si vede che con
una pressione ideale di 5 bar e mezzo, i litri necessari per irrigare un campo passano dai 33 metri cubi, che sarebbero quelli teorici, okay, di ciascun campo appunto, passano ai 37. In pratica si è moltiplicato il 33 per quel coefficiente, l'SC famoso, dei quali abbiamo parlato in una delle puntate precedenti. Quell'1,1 lì è legato a quello che è l'uniformità di distribuzione, al DU, che lì vale 83%. Cosa mi permette di fare? Mi permette di compensare le zone più scarse di acqua e di incrementarle, in questo caso solamente di un 10%, affinché nella zona meno bagnata cada almeno l'acqua di progetto, quindi i miei teorici 5 mm se andiamo come nella normalità. Quindi a fronte di un 33 metri cubi da usare idealmente, con l'irrigatore ben posizionato e fatto funzionare correttamente, otteniamo un SC di 1,1 e quindi realmente dobbiamo dare 37 metri cubi. 1,1 è già un ottimo valore di SC. Nella parte destra invece abbiamo lo stesso irrigatore con la stessa testina, però con pressione di un bar inferiore, dai 5,5 ai 4,5. Vedete com'è peggiorato notevolmente l'SC. Facendo i conti, i 33 metri cubi diventano 47, quindi 10.000 litri in più, in sostanza. Che, vabbè, se uno usa le pompe e acqua di falda, ha un costo che potrebbe essere anche accettabile dal punto di vista costo dell'acqua. Non lo è tanto dal punto di vista agronomico, perché dare acqua in più in campi tirati, come sono quelli da calcio, significa senz'altro avere una certa predisposizione nelle zone più bagnate all'insorgenza di malattie fungine e quant'altro. Quindi, ancora una volta, il rispetto dei dati di progettazione è fondamentale. Pressione di utilizzo, vi dicevo prima appunto che è una cosa molto importante. Come si regola? Come si è deciso in queste progettazioni di venire incontro? Siccome ci sono delle tubazioni che possono essere lunghe anche un centinaio di metri da una parte all'altra del nostro campo, se si parte con una pressione sicuramente ne arriverà di meno dall'altra parte. Quindi è bene avere una elettrovalvola se l'irrigatore non è già provvisto di un controllo di pressione a bordo. Bisogna avere un'elettrovalvola con un regolatore di pressione. Si alimenta l'anello del campo con valori intorno ai 7-8 bar, sicuri che regolando la pressione all'uscita della valvola riusciremo con un tubo di pitot a misurare quella in uscita dall'ugello invece. E quindi tutti quanti gli irrigatori funzioneranno perfettamente alla pressione di progetto. Ci sono anche degli irrigatori che hanno questo comando a bordo, quindi qui non serve nessuna elettrovalvola perché già è contenuta dentro l'irrigatore, ed è il caso della figura in alto a sinistra. Ciascun irrigatore ha questa manopola, diciamo, che può essere posizionata su questi valori per avere appunto i dati di progetto rispettati. Sulla sinistra vedete invece un misuratore di pressione con un tubo di pitot. Il tubo di pitot è un tubetto fatto ad uncino che va messo davanti al getto dell'irrigatore e semplicemente la forza dell'acqua entrando lì dentro va a eccitare il manometro e lì si legge la pressione. Ecco, questo è il modo secondo me più accurato per capire quanta pressione c'è all'irrigatore. Tutto questo per rispettare i dati di progettazione. Traiettoria variabile. Qui possiamo incontrare irrigatori che hanno semplicemente due posizioni, quindi traiettoria alta o traiettoria bassa, vento o non vento, tanto per intenderci, oppure altri irrigatori che hanno una regolazione continua. Vedete, quello in basso a destra è la regolazione che va fatta con un cacciavite dall'alto e permette una regolazione appunto dai 7 ai 30 gradi, quindi può essere fatta una cosa molto 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 precisa. L'irrigatore che vedete qui in questione è il TS90, che è questo, dopo se volete venirlo a vedere, che è qui, lo stesso irrigatore che è montato all'Olimpico, a San Siro. Questa è la gamma degli ugelli, vedete, si possono coprire con il medesimo irrigatore gittate dai 29 partendo dai 16 metri, con consumi ovviamente che cambiano dai 53 ai 233 litri. Quindi diciamo che molti campi
possono essere affrontati con questa tipologia di irrigatore, perché è molto duttile, diciamo così, ci si può fare veramente quello che si vuole. Questa per esempio è la configurazione per i 23 metri, stesso irrigatore, vedete cambiano i colori degli ugelli, oppure questo per il 28 metri cambiano i colori degli ugelli. Adesso alcune foto, perché anche l'installazione poi diventa importante. Nei campi da calcio, come anche gli altri, della verità, è molto importante rispettare le quote, perché altrimenti si creano degli avvallamenti. Quando la palla ci scorre sopra, il pallone, se non è perfettamente lineato, se il terreno non è perfettamente in linea, comincia a saltare. Okay? E quindi questo è un comportamento da evitare. Quindi serve un meccanismo di regolazione dell'altezza che possa essere... sul quale si possa agire anche dopo che l'irrigatore è stato installato, facendo il minimo danno possibile al prato. Qui vedete l'installazione della versione di questo irrigatore per il campo sintetico. Questa versione prevede la presenza di questo anello perimetrale che vedete più grande, nero, sul quale si poggia il tappeto sintetico per evitare appunto un affossamento. Ciò che vedete intorno all'irrigatore altro non è che cemento molto drenante. L'interno di questo pozzetto alla fine verrà riempito di sabbia, e quelle curve che vedete lì sotto sono delle curve particolari che permettono di movimentare l'irrigatore in alto o in basso e quindi di livellarlo perfettamente su quello che è la sua quota di installazione. Forse alcune foto si fanno spiegare meglio. Ok, qui manca la sabbia, qui abbiamo messo la sabbia e poi il tappeto sintetico va posato nella parte superiore. Questo è un irrigatore sicuramente un laterale, perché ha gli ugelli tutti da una parte, mentre questo è un pieno cerchio perché ha gli ugelli contrapposti. Se avete notato, di solito gli irrigatori centrali hanno il doppio baffo sia davanti che dietro. Questo per fare in modo che la torretta stia più diritta, perché se escono 200 litri tutti da una parte, l'irrigatore sarà portato a pendere un po' dalla parte opposta. Okay? Questo invece è un parzializzato. Questa foto qui l'ho fatta perché fa vedere molto bene le quantità, quanti ugelli ci sono che concorrono al risultato finale. Per risultato finale intendo a quella vela che si vede uscire dall'irrigatore, vela di acqua, omogenea, stretta, che non si apre a V e che è la responsabile appunto dell'uniformità, qualora gli irrigatori siano montati correttamente, dell'uniformità di distribuzione e quindi dell'efficienza irrigua. Ce ne sono 1, 2, 3, 4. Uno per fare la zona vicinissima, una per fare la media, intermedia e quella più lontana. Ecco, da vicino questo è il dispositivo che permette di allineare correttamente gli irrigatori a livello del terreno, dell'erba. Ce ne sono un paio di tipi, a dire la verità. Uno con tre curve in totale, il modello più basso, e uno, quello alto invece, che di curve ne ha cinque, sono sei pezzi in totale. Ecco, quello alto è senz'altro quello più consigliato, perché ti permette di non scavare fino a sotto per liberare la parte lunga del braccio, e quindi togliendo solamente la sabbia, se fosse la foto che abbiamo visto prima, togliendo minimo di sabbia riusciamo a spostarlo. Ancora qualche immagine su come è fatto l'irrigatore, perché magari tra di voi c'è qualcuno che fa manutenzione a questi oggetti. Queste sono le parti principali, a dire la verità. La parte sopra è quella che porta gli ugelli, la parte grigia che vedete sotto è quella che serve per impostare l'angolo, poi c'è la parte elettrica della valvola, che invece è quella bianca a destra e si chiama valvola di fondo. La parte elettrica è appunto il componente principale, il solenoide, e c'è un tubo di comunicazione che è quello che congiunge la prima con la seconda. Il solenoide sarebbe con la valvola di fondo. Da vicino, giusto qualche diapositiva per capire come funziona
tutto l'oggetto. Allora, la parte sotto è l'ingresso dell'irrigatore. Quella cosa bianca che vedete lì è una specie di, chiamiamolo polmone, cioè una cosa che può essere gonfiata, più che altro riempita di acqua. Da quale acqua? Dalla stessa acqua di alimentazione che c'è nella tubazione. L'acqua passa attraverso questo piccolo filtro che c'è nella parte bassa e riempie la cavità che c'è sopra. Questo volume qui è messo in comunicazione tramite un tubetto con l'esterno, che sarebbe quello dove è attaccato la parte con il solenoide, che apre o chiude semplicemente praticamente quel tubicino. Allora, arriva l'acqua, passa attraverso il filtro, mette in pressione e la parte interna del pistone, che è questa, una volta che lì è chiuso, verrà espulsa. Quindi di fatto, visto che in alto non può andare, andrà solamente in basso, tapperà quello che è l'ingresso dell'acqua. Quindi l'irrigatore è chiuso in questa fase sostanzialmente. È chiuso perché? Perché il solenoide tappa l'uscita dove c'è la X, dove c'è il tubicino, tappa l'uscita, quindi l'acqua non può uscire. Quando si libera tramite il solenoide l'acqua da quel tubicino, ecco che la pressione che è presente all'interno del tubo riesce a vincere quella che c'è all'interno di questo polmone, di fatto facendo salire questo pistone e permettendo all'acqua di andare verso la parte alta, dove c'è il motore, il rotore, gli ugelli e compagnia. E in questa maniera l'irrigatore è aperto. In fase di chiusura succede esattamente l'opposto. Si chiude il tubetto, l'acqua non può più uscire e continua comunque a entrare dalla parte sotto, finché appunto non va in pressione, il pistone si espande, esce e chiude l'acqua. Questo è l'oggetto che sostanzialmente viene manutenzionato di più. Perché? Perché qui l'acqua, capite anche voi, che fa funzionare l'irrigatore è quella che fa funzionare anche questo polmone, quindi deve essere estremamente pulita. Qualche volta non lo è, quindi può essere che si sporchi qualche guarnizione, quindi questo è il componente, quando l'irrigatore trafila acqua o cose del genere, il componente che va manutenzionato. A onor di cronaca, fino a qualche lustro fa venivano montate valvole, così ai irrigatori, con il comando idraulico. Il funzionamento del pistone era il medesimo, solamente che l'acqua per riempire questo polmone veniva dalla centralina, una centralina che funzionava ad acqua sostanzialmente come metodo di comando. C'era un orologio comunque che azionava un distributore di acqua, dava acqua a tutti quanti gli irrigatori, li teneva tutti in pressione, poi togliendo acqua uno alla volta faceva aprire un irrigatore alla volta. Questa cosa è interessante perché l'acqua di comando in realtà non è l'acqua di alimentazione dell'intero campo, ma è una minima quantità di acqua che poteva venire anche da un'altra sorgente, che poteva essere a questo punto molto ben più pulita dell'acqua con la quale si facevano funzionare gli irrigatori. Dopo c'erano dei vantaggi anche perché non avevi fili di rame che camminavano per il campo, quindi in zone particolarmente soggette a fulminazioni, non avendo niente di rame in mezzo al campo non avevi nessuna antenna, chiamiamola così, capace di attirarli. Bene, questo è San Siro. Ecco, San Siro ha 24 di questi oggetti qua. Va bene, io ho concluso, vi ringrazio, se avete domande sono qui. Grazie.